Dove sono i miei occhiali? Dove sono i miei occhiali? Tipo, ho messo i miei occhiali. Dove sono i miei occhiali? Dove cazzo ho messo i miei occhiali? Ah, eccoli qua. Idiota. Ah, nel buio non li vedevo. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, sono Giada e benvenuti in questo nuovissimo video. Ci siamo ritornati su Monster Hunter Generations Ultimate con il 22esimo episodio della seconda stagione, qua pronta per fare quasi 2 ore abbondanti di caccia, almeno massimo 2 ore abbondanti di caccia, perché oggi sì ragazzi, finalmente si fa caccia più non posso. Siete contenti? Nella scorsa puntata ho terminato le secondarie che mi hanno comparse e ho completato anche le missioni di raccolta e caccia di mostri piccoli vaghi. Mi sono rimasta soltanto da completare le vaghe caccia difficoltà 3 stelle, cacce e cacciatore, però precedenza alle cacce. Quindi partiamo subito in quarta, vedo, con la caccia a Glavenus alla frontiera giurassica. Vai, l'ultima volta l'ho cacciato al vulcano, qui penso, sono abbastanza sicura di trovarlo nell'area 2. Maestro d'armi, amante del fuoco. Alla gente importa solo della conta del Glavenus, ma a me interessa molto di più la lava che si sputa. Come ci riesce? Voglio che tu lo cacci per me e lo scoprirai. Vedi uno che va contro il corrente. Tutti guardano questo dettaglio, ma nessuno ha mai guardato questo. Come mai? È perché l'altro è più figo, però. Cioè, nel mostro si guarda tutto. Effettivamente anch'io non me lo sono mai chiesta, però come cazzo fa a scaldare la bocca a comando? È qui? TBDC? Perfetto. Raga, non so quante cacce riuscirò a fare entro queste 2 ore, ma penso abbastanza, un bel numerino, perché ogni caccia dura un massimo di 15 minuti. Ho tirato il insetto dalla parte sbagliata. Scusi, si può girare? Aia, stamattina raga, sto registrando appena sveglia, volevo registrare qualcosa, ho un'altra serie da completare, però c'è un problema, è che tipo domani ho un impegno e non intendevo registrare qualcosa di peso, quindi ho detto che registro ancora una volta Monster Hunter, però questa volta di mattina, perché di volta solo la mattina è il periodo della giornata, mi verrebbe da dire proficuo. È l'unico momento della giornata in cui sono sveglia. E porca puttana, mette sveglia che ogni volta che faccio una caccia devo partire che vi piglio le botte. Ale! Non gli è piaciuta la doppia botta sul muso, eh? Va bene, panico. Baba! Respira! Ale! Devo ancora capire il personaggio con cosa calcoli il dover fare il salto, perché adesso non stavi dando le spalle completamente al mostro, quindi come fai, eh? Ovviamente punto sempre la testa a Glavenus, perché neanche a me è fregato della coda, però più che altro perché la coda ho sempre fatto fatica a prenderla, quindi non la tocco a prescindere. Ah! L'ho sentita in acqua, ok, perfetto. C'ho anche il setto qua con me, sì. Mi piace notare come il Glavenus in questa missione spammi relativamente parlando la bocca a fuoco. A te, ma aiuto. Non è voluto, ma è un caso ovviamente, perché c'è. Cioè, penso. Dio santo, ma stai fermo con queste bocche ogni tanto quando devo colpire. Guarda! Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, no, ho beccato le zampe, ma. Niente, continuo a prendere le zampe. Va bene che mi piace il strato verde, però. Scusi, mi serve l'estratto. Ah, l'ho preso, l'ho preso! L'ho preso, ho messo la cotta adesso. La prima caccia deve essere sempre così? Sì, la prima caccia deve essere sempre così, cazzo. Dio santo, sta concentrata già da qua, che se parli non riesci a cacciare in modo decente. A
Hai vedete i becco che sto tirando, visto? E quando punto la parte precisa che poi comincio a fare gli scapalcio. Ale! E però che posso disfacere te compigli la testa. Ale, gli ho spaccato completamente la cosa, contenta missione secondaria. Ma poi un attimo che fa la doppia che non ho evitato la seconda, come mai? Perché porca puttana, questo esce da di fuoco anche quando la spada non è caricata. Aia! Cazzo, l'avevo schivato, pensavo di averla presa in piedi, invece l'ho semplicemente andato sul gradino. Mi prende ovviamente. Ma meno male ragazzi che l'ho tisto di mezzo, altrimenti qui a quest'uomo avrebbe già stordita 5 volte. Cioè meno male raga che sono munita del... Sono munita dell'antistordimento, altrimenti questa arma avrebbe colpito. Mi avrebbe stordita almeno 5 volte perché mi ha colpita tipo 17 volte. Scappate ragazzi! Nel frattempo io sono riuscita a farvi prendere da lui che saltava sopra l'Arinot che ora sta provando a mangiarsi, ma io, ecco, fui di picchiargli la bocca, ci avrà un po' di dolore alle mascelle. Ok, vai. Vai, sti cazzi, vai, continua, muoviti, continua a sparare, sì, vabbè, avete capito, capirati, hai il falcione sulla testa. Minchia, stavo dicendo, appunto, a sfracassarlo, a stordirlo prima che faccia l'attacco, all'ultimo smesso di crederci. Mandorla ci ha creduto più di me. Shoglavnus non vorrei dire, ma le sta andando a fuoco la schiena nel senso negativo del termine, però nel senso che c'ha la, tipo delle scie oscure che risalgono dalla sua schiena. Una volta mi sono chiesto che cosa sta cazzo è quella segno oscuro, quelle strisce oscure che ci sono sulla sua schiena. Ora sto venuto a ipotizzare adesso che magari si tratta di... Oh! Un posto decente dove piazzare la trappola per una buona volta. Quindi, oh, per una buona volta ha piazzato la trappola in un posto decente, sotto i suoi piedi. Comunque, dicevo, una volta avevo chiesto che cazzo è quel sci... Cosa cazzo sono quelle scene che gli appaiono sotto la schiena quando è incazzato? Cos'è, oscurità strana? Probabilmente in verità è più plausibile pensare che si tratti di fumo. Fumo di fiamme. E la prima andata, neanche 10 minuti. Ha un potenziale di contenere 12 cazzi questo video. 12. Un totale di 12. Bisogna vedere entro quando mi stufo però. Adesso la mia politica è gioco finché non dico basta. E il massimo è 2 ore. Perché 2 ore è il mio limite. Sta forse non mi abbandonerà mai. Benissimo, questo è anche a portata di mano. E la prima l'ho fatta, ok, in giro non c'è niente perché mi sono ripromessa nella puntata precedente di premere X ogni volta che tornavo alla base di caccia, prendo così il menu dei villaggi. Perché magari la missione che compro che ho appena completato ha sbloccato una seconda o comunque qualcos'altro, mi conviene controllare ogni volta.
T-Rex per la coda, caccio il T-Rex se per la frontiera. Come minimo con lui avrò meno problemi perché con lui non punto proprio niente. Cioè con Glaver spunto la testa, al T-Rex spunto quella, la parte che mi capita. Quindi se mi capita il culo, io colpisco il culo e cioè, così via. Ho ricevuto un segnale di emergenza da un cacciatore che si è battuto in un T-Rex della frontiera. Chiunque trovi questo messaggio si anche immediatamente a salvarlo, subito. Bistecche paralizzanti. Perché quando il T-Rex ha fame bisogna servirgli una cena di merda. Non la bistecca avvelenata, non la bistecca che lo fa dormire, la bistecca che lo paralizza, la più stronza di tutte proprio. E mi fa essere sadico perché il T-Rex è la bestia sadica che ti carica spam, quindi perché non fai il sadico a tua volta? Mi compensi il sadico col sadico. Qui ci sono i Linot, quindi forse il T-Rex è nella serie dove di solito stanno loro? No, semplicemente volevo stare nella 2 stasera. Che bel silenzio che c'è però. Perché sono passato di qua? Qua non c'è mai nessuno. Nella 1 e nella 11 non c'è mai nessuno. Il Gravenus sarà qui nella 11 nella prima stagione solo perché lo voleva la missione. La fa la gag. Tranquilla, non ti succederà niente. Devi solo da accogliere dei fuochi abissali. Occhio però che... Ho sentito dire di suoni di spada nel cuore della frontiera. Quindi quella volta l'ha fatta apposta. Normalmente un mostro non va alla 11, mi sembra. Eccolo! Con quei Linot che scappano! Ciao carissimo, 2 minuti per trovarti, finalmente sei qua. T'ho trovato. Ok, prima cosa che fai è tirarmi i sassi addosso, guarda. Apprezzare, ecco, non detto. Guarda, lo scuolo ammolla. Sembra uno di quei giocattoli caricati a molla quando corre. Perché apre e chiude la bocca al ritmo. Ta ta, con le zampe, ta ta ta. Vale, io mi faccio pure prendere. Perché ce l'ho davanti, ma comunque non riesco a tirargli il set in testa. Senti, mi può guardare. No, guarda, non ce la faccio! No, ma che cazzo? Oh, alleluia, ce l'ho fatta! Adesso gli sto attaccando e mi prende sempre, come minimo. Ale, ok. L'ho segnato. Porca troia, me lo devo... Che fastidio che devo intuirlo dal fatto che mi si è voltato a guardare, cazzo. Che fastidio. Ok, lo sapevo che stava per andarsene l'estratto rosso. Va sempre via quello che mi serve. Aiuto! Okay. Ok, ora se ne sta andando il personaggio, Dio santo! Il vostro si gira e tu ti fai male perché ti è caduto addosso. Ti ha messo una zampa in testa. Che cazzo? Aspetta che arriva. Ok. Mandola già morta. Da un pezzo. Che fastidio. Sei riuscito ad ammazzarmi? Mandola, siamo solamente delle 3 stelle. Con le armature di 10... Con rispettive delle 10 stelle nell'altro caso del villaggio, cioè vediamoci conto.
Va bene che nelle sette stelle della base di caccia troveremo gente di difficoltà superiore al villaggio di 10 stelle, perché già qua ci sono i dragon c'è da affrontare. Chissà se faccio tempo ad affrontarli entro questa puntata di stamattina, perché le cacce che devo fare sono 10, le avevo contate. Poi tutte le altre sono cacciatore, che credo tipo di cacciare con di più un mostro a missione. Ci volete a guardarmi per favore? Grazie, grazie. No, mi prende lo stesso. Ah! Vai, mando lassù, dammi qualcosa che sei tornata. Nel frattempo che Barbara ritorna, che anche Barbara è morta, perfetto, è tornata. Io me la accorgo sempre quando sono morta da un pezzo, perché mi accorgo sempre della barga, cioè del simbolo di... Vabbè, mando la KO quando ormai la loro barga vita si è già rigenerata fino a metà. Aia, porca troia, ho aspettato troppo. Raga, fossi nel grado ci sarebbe un panico in questa missione. Ok, l'altro è anche piccolino sto Tigers, eh. Ce ne sono di più grossi. Ah, lei arrivederci alla zampa destra. E anche la zampa sinistra. Minchia, vaffanculo Tigrex. Va, fatti fotte. Sono partita carica stamattina, eh. Ho detto che mi conviene registrare la mattina. Cazzo, nella scorsa puntata mi sentivo una zombie quando non riuscivo a parlare e combattere al tempo stesso. Che cazzo di donna sono che riesco a fare due robe al tempo stesso? Che meme è quello. Minchia, me lo racconto fin da bambina. Solo le donne riescono a fare due robe al tempo stesso. Ma in verità ho scoperto l'esistenza di uomini che riescono, detengono lo stesso grande potere. Trappola, dimmi che è nel punto giusto, perfetto, è nel punto giusto, venga, signor, la prego, non mi dica che è stanco adesso, perché mi serve che mi corra addosso, bravo, anche quando non è bravo, sono partite cariche con la luce più questa mattina, due volte su due mi è piaciuta la trappola in un punto perfetto, dai, è andato, dai che è morto, non è morto, però me lo sento che sta per morire. È la terza volta che si infuria. No, ok, un attimo, che dimentico sempre che la seconda corsa la fa sempre storto verso destra. Dai, sì, no, bastardo. Un passo in più e sarebbe andato sul dritto sulla seconda trappola, mi spiace, mandorla. T'ha fregata. Non ho letto il nome di chi l'ha piazzata, però so che l'ha piazzata Mandorla, perché è Mandorla quella che piazza la trappola coperta, mentre è Baba quella che piazza la trappola velenosa. Che è successo? Che è successo? Non ho capito, ma se mi è corso addosso e non l'ha presa. Ecco, adesso ho un'eternità per recuperare per l'ultima volta l'estratto rosso. Oh, beh, va a cagare, Tigrex. Adesso vado a cacciare qualcun altro, però prima devo chiudere questo. Certo che voi super cattivi ce l'avete sta fissa di provare sempre fino all'ultimo ad uccidere il protagonista, eh? Ma è la volta che fate le persone intelligenti andate a sistemarvi. No, mi dai l'occasione per ucciderti perché sei scemo. Descrizione perfetta per qualsiasi cattivo. Dei film Disney, specifichiamo. E anche DreamWorks. Film d'animazione in genere.
Perché magari quelli live action hanno dei cattivi un po' più complessi. Ma nel verità nel cinema occidentale in generale. Invece nelle narrazioni orientali la questione è già un po' più complessa. Perché effettivamente i villain molto spesso vanno a risistemarsi. Non dando il tempo al protagonista di farli fuori alla paio. Hanno sempre un asso nella manica. No, non sto per nulla parlando di tutti quegli antagonisti degli anime che mi vedi da bambina, che ogni volta che si trovavano davanti al protagonista c'avevano 30 scuse per evitare di affrontarlo fino a quando non si arrivava con l'anima all'episodio 500 e poi finalmente arrivava lo scontro finale che durava tipo 3 parti. Sì, lo so, ci sono combattimenti che durano di più, però... guardavo solo anime scouse, tra virgolette, da bambina, vabbè. Ne ho visti un sacco di anime in verità. Attenzione, attenzione. Questa missione ha sbloccato qualcosa. Ah, vedi, ho sentito che hai raccolto moltissime informazioni di altri giocatori. Ok, buona Wikademia. C'è ancora qualcosa? Che è maestro? Il maestro di stile, vediamo un po'. Oh, c'è anche il migliore istruttore di caccia al mondo. Oh, Saibi, sei più forte. Porta abbastanza per provare una nuova arte di caccia. Vai, chiudi gli occhi, spia, che spia. Dai, vediamo cosa mi insegni. Spirito libero 2. Basta. Ok, perfetto. Cioè il Gormagala mi pare, sì, le ali dell'oscurità, ovviamente tutta la frontiera, sempre la frontiera giurassica. Oggi abbiamo il team di gente alla frontiera giurassica. Via questi proiettili che li ho accolti per sbaglio prima. Nel cielo azzurro sopra la frontiera si nasconde un mostro tinto di nero, si contorce dal dolore e si cela agli occhi della gente. Tu sarai la preda o il cacciatore? Questa descrizione l'aveva ripresa anche il mostrante Guy Sandwich. E quando l'ho riconosciuta mi ha fatto altamente piacere. Perché è la descrizione perfetta del Gormagala che finché non diventa un adulto è afflitto dal suo stesso dono, tra virgolette, di essere portatore del virus della frenesia. Poi quando diventa adulto, assume pieno controllo dei suoi poteri. Entra in perfetta simbiosi, potremmo dire, però finché il cucciolo gli fa un male carico da tutte le parti. Ok, immaginavo che fossi qua perché è la prima volta che ti ho visto è qui. Tra l'altro pure cieco, poverino. Povero Gormagala, Dio santo. Quando deve in fase da preadolescenziale deve sopportare un dolore immondo ed è pure un mostro cieco. Ah, lì! E poi se viene afflitto dal virus della presenza di uno sciacco un Magala, si trasforma in un caos Magala, che è ancora peggio. Poveraccio. Perché fondamentalmente i caos magari si stanno per questo, perché finiscono nel territorio dove ci sta una, perché alcuni dei Gormagala finiscono nel territorio dove ci sta già un altro Shagaw Magala che ha già sparso il suo virus in giro e quindi entrando in contatto con il virus appartenente durante si parla della loro specie, il loro corpo non ci capisce più il cazzo, fa una muta strana e si trasforma nel caos Magala. Condannato a soffrire per il resto dei suoi giorni. Questa è la triste lore del Caos Magala, che è uno dei diaghi più fighi che abbia mai visto, però da vedere, però a livello di descrizione è tristissimo. Lo vedi, mi fa una pena ogni volta che lo vedo. Ma proprio adesso mi deve finire la carica, ogni volta nei momenti peggiori.
aspetta che posso tega. Ok. Ehi, ciao bello, ciao Kelby, perché ti... Oh, sto detto un Kelby perché sì. Dai! Guarda, non evoco lo sciame perché altrimenti qui perdo l'occasione per... Ok, vabbè, è già finita, l'occasione è già finita. Questo, vai, 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 vai! Bene, poi è stato il sotto con l'asta più mirato di sempre. Ok. Aia! Le mie orecchie! T'ho colpito abbastanza, però, abbastanza volte, però per... Bene. Ancora di più al due timpani. T'ho colpito abbastanza volte, però per essere immune per un po' di tempo al virus. Il simbolo con la spada rappresenta quello. Ma adesso ti buzzo la coda. Ah, sta mossa! I traumi di sta mossa non lo sai farmela. Sei volato in alto, non ti ho più visto. Raga, io comunque sto diventando sorda. Voi sentite benissimo perché ho sentito dal video precedente che si sente bene col volume come ho messo adesso. Che all'altro ho alzato tutti i volumi del gioco al massimo, quindi sono io che sto diventando sordo. Perché io lo sento basso. Però nei video che avevo editato con volume a 16 ho notato che io urlavo praticamente male. Parlavo ad alta voce come adesso, però mi si sentiva poco, quindi cioè... Negli episodi dove ho parlato del perché odio le vai a fan perché odio... Dove, delle puntate dei discorsi motivazionali, ecco quella lì. Della scorsa settimana. Io ho parlato ad alta voce come adesso. Non mi si è sentito. Mi si sentiva però. Cioè il suono del gioco mi surclassava. E volevi. Dillo ancora che tu vai a cuore quando mi punti. L'avessi montato, sarebbe stato bello. Oh, c'ho voglia di farmi colpire adesso. Vabbè, ma allora io mi chiedo come ci sono finite le mie compagne di là. Ma perché le mie compagne sono dall'altra parte della mappa? Aspetta. Ma basta volare! Ma c'è la fissa di volare adesso lei! Niente. Sono in frenesia. Ah! Pure in frenesia! E quindi dove c'è la frenesia continua a perdere vita, infatti. Senta, la smetta di subito di... No! Oh, Gesù Cristo! A me le estremi. Ma porca... Oh. E sta fermo! Credo la metti pure spaccato un'ala. Credo.
credo, non ne sono sicura. Ok, guarda, non ho neanche presa. Ma perché tra tutti gli estratti proprio quello rosso? Sempre quello rosso. No, non sempre quello rosso, però sempre quello rosso quando penso che non sia quello rosso. Eh no, è bello, eh no, bello, eh no, bello, eh no, bello, e invece sì, bello, ok. Quando avevo con lo sciame sempre più. Bella 4, me lo aspettavo, quindi meglio. Volevi fare la combo su mandorle e barbare. La domanda è ora, farai tempo a tipo caricarsi per un'ultima volta prima che io lo sfracelli, si intende? Sì, se non mi parte la semille scatto mi finisce. Oh, ecco fatto, grazie sciame per aver contribuito. Ecco fatto. No, ho visto ancora una volta le dimensioni, ma sti cavoli. Ancora una volta delle vignette gialle. Sarà di nuovo o il maestro di stile o il ricercatore. Ancora una volta il ricercatore. Ah, vedi, grazie. Ok, stavolta era soltanto il capo ricercatore. Ora mi regali un buono a mostro? Non mi dispiace, Dunque. Dai, è preso con me ed è su, tra l'altro. B, l'assicurazione fede nella faccia del buon umore dello chef. È a carico davvero stavolta per cucinarmi sto riso. Mille scaglie di paura, vai, caccia un seggio, sai che sto nome l'ho ripreso in Sunbreak, che la cosa mi aveva fatto molto piacere. Ultime notizie dalla sala antica, un seggio si è apparso sulle dune, a tutti i cacciatori di talento è richiesto di cacciarlo il prima possibile. Attenti alle sue lame, non si preoccupi, se subisco il malus da sanguinamento, conosco un modo efficientissimo per guarire. Oh, grazie, mi hanno messo pure il pesce, che gentili. Me lo prendo, chi dice di no? Comunque dicevo, la cura perfetta è inginocchiarsi, aspettare che tu guarisca. Allora, il Sergio di solito sta qui. Eccolo! Ecco, un attimo che deve notarmi, ecco, perché non mi nota, non appare il suo nome, il suo simbolo in alto a destra. Ciao Aquilotto! Mi darei sempre problemi tu e i tuoi movimenti repentini. Ecco, visto.
ma Dio santo, ma dai, mi segui, la metto con le zampe così. Madonna, che fastidio. Beh, che fastidio, raga. Che fastidio. Cioè, quando è fastidiosissimo quando ti manda il sanguinamento, non con le scaglie che ti lancio addosso, con le artigliate così. Ogni attacco è buono per farti sanguinare. Ecco, tu. Oh, tutti i punti per colpire, tranne le zampe, personaggio, è di così difficile da capire. Questo, meno male che poi lui, le scatosso, dovrebbe averci un suo zampo, perfetto. Vai, ai piedi! Non ti è piaciuto, eh? Vai! Vai, presto! Presto finché, cioè, il recupero naturale aumentato, soprattutto non c'è il sanguinamento. Beh. E l'estratto, e poi c'hai l'estratto rosso. E poi la cosa che ti fa sanguinamento, soprattutto, non è tanto l'attacco, tanto quanto l'esplosione a comando, tra virgolette, degli artigli, ecco, delle scaglie. Che se ti prendo fanno tipo delle esplosioni in più. Oh, si è calmato. Tra l'altro. Come l'ho detto, si è reincazzato. Ha fatto tempo a incazzarsi, a calmarsi, a reincazzarsi di nuovo. Oh, ci conto. Oh, perfetto. Perfetto. Ci contavo che non fosse il... che non fosse l'escato rosso quello che stava per andarsene. Ci stavo contando. Non mai deluso, meno male. Ok, ora per forza le scartose quello che sta per andarsene. Ale! Arrivederci al corno! Sapete che ora che ci penso, i Monster Hunter Rise non c'era minimamente nessun obiettivo secondario delle missioni. Gli manca quello di pensarci. No, aspetta, ora che ci penso, mi sa che va alla 1, ok. Ho pensato, ora che ci va a pensarci bene, doppicava, quindi sarà diretto alla 3, dove vanno a dormire tutti, invece no, è andato alla 1, che comunque è da quelle parti, quindi. Oh, raga, stavolta però avevo preso prima l'escato bianco, perché quindi è andato dove è stato rosso, perché siete stronzi. Madonna, direi che le personaggi stanno partendo, non ho sentito il gugito talmente forte qual era. Ah, lei di nuovo! Non ti piacciono le botte sui piedi, Colui che punzecchia è stato punzecchiato troppe volte sui piedi, tanto che informi colui che è partito a questo punto è stato così forte da fargli formicolare pure il cervello, e fu così che il Sergio Sebunictus e morì, perché gli scoppiò una vena.
proposito, sono nei pressi dell'accampamento, ne approfitto e provo a vedere se riesco a depositare in tempo le robe che... Il recupero naturale si è normalizzato solo adesso, buona sapersi. Perfetto, posto. E la borsa l'ho già svuotata. Cavoli, sta caccia è durata pochissimo rispetto alla precedente. Niente record questa volta di dimensioni. Lungo o corto che sia, niente. Mostro nella media. Non ho sbloccato niente. Per un attimo temevo che il capo ricercatore fosse partito la fissa di regalarmi in buona mostro. E invece no, ok. Frugalità fele, non so cosa sia, non mi interessa. Andiamo a fare il dominio reale. Caccia il gaffalo sulle colline verdi. Abitudine, anche se era già a posto. Riesci a sentirlo? È il gorgito di un Gathros, un Wyvern che incute timore anche più impavido dei mercenari. Ci serve qualcuno che lo caccia e sembra che tu ne sia all'altezza. Non ho portato gli antidoti, me lo dimentico sempre con Gathros e con la Ratian. Vabbè, amen. Per il Gathros devo stare attento quando riparte la modalità gioco platform, ricordiamolo quanto gli viene in mente di alzarsi in volo e poi di solito saltarmi addosso con gli artigli e mi avvelena sempre in quell'occasione. Ogni tanto poi invece riparte il pilone, ma quello è più raro di spararmi palle di fuoco. È quando riparte la modalità platform in volo che devo stare attento. Sarà la 4. No, non è alla 4, forse è alla 5? Magari è alla 3, non l'ho visto perché non ho svoltato l'angolo. Ok, no, invece è qui, era qui alla 5, ok. Ciao Raffaello, sì, è bello anche per me vederti, ok? Smetterà di fissarmi con quello sguardo vuoto adesso. Aspetta, ecco, stavo dicendo, aspetta un attimo ragazzi che vi ricordo qual è la pecca di gatto nel Gathros, guardate poi correre senza cuffie a viso. Io lo sento, la gente che ha sempre giocato a mostrate concorderà con me che sta roba è una cagata. Un attimo, eh. Ok, a terra adesso, perfetto. Un attimo che ora mi corre addosso, no. Cioè, capite l'ansia? Devo sempre aspettare di vedere qual è l'attacco che vi fate per avvicinarmi e colpirlo di sicurezza, circa. Ecco, tipo adesso. Non ho aspettato, ma fottuta. Mi fai ricordare anche che Gathros ha il scatto rosso pure sulla coda. Un attimo che o no. Ok, palle di fuoco. Palle di fuoco, ok. Mi aspetto sempre il veleno. Questa volta ha fatto le palle di fuoco. Ha detto faccio le palle di fuoco. Le ha chieste. Faccio il generoso. Ah? Aspetta che mi corre addosso, no, ok. Sempre con il contraccolpo mi prende il... Aia! Mi prende la palla di fuoco che spara quando si mette a volare, sì. Ritirata temporanea intenzionale, fa Barbara, è morta. Ok, l'uno è l'estrato rosso era anche sulle zampe, dico uno perché nei giochi della quinta generazione
sono indicate con i numeri gli estratti, oltre che con i colori. Guarda, perché non stai chiamando lo sciame? Ottima domanda. Aspetta un attimo che qui devo vedere se... Aspetta, gli fate il platform... Polevi! Non stava neanche guardando me. Non stava neanche guardando me, ma comunque non mi sono fidato. Sono stata pronta a schivare. Ecco fatto. Oh, bello quando i mostri hanno l'estratto rosso comodo a portata di mano. Ma già lo so che te ne vai o alla 4, o alla 3, o alla 2, quindi io punto già ad uscire. Ok, vieni qua alla 4, perfetto. Ecco, ho pattato. Ok, questa volta niente... No, porca puttana! Porca tre, mi sono preparato troppo tardi. Tra l'altro io ho sfasciato un'ala, quindi dovrebbe essere più facile buttarla a terra quando è in volo adesso. E tipo, mo ci vogliono meno colpi, meno danni. Ok, no, gli spara a fuoco, spara a fuoco, spara a fuoco. Sempre a quella distanza poi, è proprio un platform. Vedi? Vedi, vedi perché quando lo hanno messo in Super Smash Bros. Ultimate non hanno avuto bisogno neanche, secondo me, di cambiare lo schema del combattimento, porco demonio! Che cazzo c'è? Velocidiome, va... Ma va a cagare, velocidiome! È quando gli va a fuoco la bocca che sta per sparare il fuoco, invece adesso non... Ok, Wattega, vai giù! Io spero che il velocidiome se ne vada la barba, vedi di farti venire in mente di lanciargli una bomba addosso, perché... Di quelle letame che tu le puoi tirare, ti ho messo che... T'ho programmato che le puoi tirare, quindi... Sarebbe molto utile se ti venisse in mente Barbara di tirare adesso una. Ok, intanto addio la corona di corna del gatto, lo so. Oh, brava Barbara, brava Barbara. Perfetto. Troppa puzza, dice velocidiome, se ne va. E io dico, meno male. Mamma mia che è stato! Mamma mia Baba, ho visto col boomerang! Mamma mia! Mamma mia boomerang! Che arma potente! Distruttiva proprio! Dalla potenza distruttiva ma mi prende perché spicca il volo e mi prende il fuoco, infatti! Perché ora che recupero, allora che mi ripiglio dal ruggito, la palla è già partita. Ah, lei a terra! Mamma mia che massacro, Rafalos, che ti faccio! Un attimo, che qui lo so che sono dedicata con le orecchie, ok. Ma vorrei dire, raga, ma nella realtà dei fatti, effettivamente, un cucito così potente ti stordisce. Stordisce seriamente e quando sei stordito è la voglia che ti ricordi di tenerti stretto alla schiena. Ma fantastico. Questa è la vendetta per prima.
Mamma mia, grazie. Mamma mia. Mamma mia, grazie ragazzi. Dove te ne vai? Dove te ne vai? O se ne va alla 5 o alla 3. Sto pronta. Ok, alla 3. Minchia, subito gli Aptonaut. Sono minchia dei cagassotto potenti allucinanti. Gli Aptonaut. Così come i Gatolos ha fatto il suo ingresso nel lager, sono apparsi nel lager che stavo io. Oh, trappola velenosa da parte di Baba. Vediamo chi ci va dentro. Perfetto, quello giusto ci è andato dentro. Vabbè, che dici di tirare un'altra bellissima bomba a questo pire del velocidrome, eh? Mamma mia, intanto ho spaccato pure la schiena, Garfalos. Gli manca solo la coda, poi l'ho sfasciata completamente. Che bordello con pure il velocidrome in mezzo. Vabbè, vai, mostra la coda. Ho spaccato la cresta al velocidrome. No, niente, non ce l'ho fatta. Ho spaccato la testa, Francesco, ma non ho sfasciato la coda del gatto. Vabbè. E adesso mi faccio un favore, Francesco, mi si levi dai coglioni. Ma ha capito tutto, signor Francesco. Ha visto che non la capisce pure. Pure, si permette pure di far questo. Si becca le volte, la uccido con prima che... Ma ah, se ne va, eh. Che sono riuscito a liberarmi pure da lei, se ne va, eh. Caga sotto, non ho però detto che adesso ti ammazzo con prima che arrivi la scritta di storia completa, ti sei cagato in mano, eh. Hai visto cosa ho fatto al ragazzo, ti sei cagato sotto, eh. Pensavi che ti avrei risparmiato perché eri più piccolo. Picchio chi mi picchia, velocidrome, vedi di capirlo. Se non mi picchiavi non ti cagavo. È così che funziona in natura, no? Ho beccato qualcosa di ultra raro, penso un bulbo. Era un midollo. Una testa poi di velocidrome, così, come souvenir. Ho beccato due midolli di Raffles e una testa. Attenzione, corona d'argento per questo Raffalos, che c'ha il nuovo record per il Raffalos più lungo di sempre, più lungo. Meno male che hanno detto più grande, hanno tradotto più grande da Monster Hunter World in poi, perché la scritta più lungo più corto è altamente ambigua. Comunque siamo semplicemente due teste, oppure siamo noi semplicemente queste maliziosi per tipi bastardi. Vediamo, corso fuori controllo, caccia un Gammoth, subito! Al Monte Artico. La carenza di cibo ha fatto impazzire un Gammoth! Gli abitanti non riescono più a dormire la notte per paura che carichi attraverso i muri. Ti prego, abbattile, finalmente potremo riposare. È un Gammoth che ha fame, effettivamente non penso che sia una delle più belle visioni della vita. Anch'io quando... Devo ammetterlo che anch'io dal posto suo sarei indemoniato uguale. Che cazzo. Perché nei periodi di magia penso che tutti gli animali esistenti che per vivere devono nutrirsi vadano un po' in... Comincino a soffrire tutti quanti un po' di isteria, perché anch'io soffro di isteria quando ho, tra virgolette, il periodo di magia, tra virgolette, durante la giornata però. Quindi quando tipo sto facendo qualcosa mi dimentico che devo mangiare e mi parte l'isteria. Soprattutto quando qualcuno mi disturba. No, ovviamente una gag, quando mi parte la fame chimica mi parte. Che battuta sto facendo? Quando mi parte la fame feroce che mi cappotta sotto sopra il cervello, mi mette lo stomaco sotto sopra e poi il cervello,
molto semplicemente apro la dispensa e mangio tutto quello che mi capita davanti. Una giornata ho avuto quel momento da verme solitario potentissimo. Forse questo gamot mi batte il record del più grosso mai visto, è leggermente grosso. Sarà per questo che ha fame, perché è troppo grosso e quindi deve nutrirsi tanto, non c'è abbastanza cibo per lui. Ma partiamo bene. No! Ripigliati personaggio, ok. Levati, ok. Oh, se questo sarà fisso di continuamente battere i piedi. Aspetta che batti i piedi per batti i piedi per bene, io me la sono presa. O da lui o da qualche blango che stava qui in giro. Un attimo che ti ha proposto di tega, ok. E visto che non è ancora incazzato, posso già avvicinarmi. Oh, che bello che ho tutta la musica al massimo. Oh, sì che si sente bene. Fatevi le orecchie, ragazzi. Io lo voglio in Wilds Monster Big Gamot, lo voglio, me lo immagino. Vedi sto colosso che passeggia in quel mondo mastodontico che sembra promettere essere appunto un mondo mastodontico. È perfetto lui da vedere tipo in un mondo come quello che si promette essere quello di Wilds, nella, tipo nella zona delle nevi. Lo vedi che passeggi in giro tranquillo. Lo voglio. Io continuo a dire, ragazzi, qualcuno apre la petizione, vogliamo il Gamot nel 2025. Secondo me però lo metteranno, perché hanno riproposto il Glavenus in Iceborne, quindi è il DLC di World. Hanno riproposto sia il Mizutsune, il Monster Hunter Guys, poi l'Astalus nel suo DLC Sunbreak. Cioè quindi per me è proprio palese che per Wilds si giocheranno l'ultimo, ossia il Gamot. Poverino. Il meno considerato tra tutti i Super Quai, fateli C4 di Monster Hunter. Poverino. Mi fa una tenerezza però. Immonda. E poi dopo c'è chi dice che molto probabilmente nel nuovo Monster Hunter, per il nuovo Monster Hunter si giocheranno finalmente un altro Fatalis, perché per Monster Hunter Gas non se lo sono giocati. Si sono giocati Lamazu, che è un altro bestiore gigante che effettivamente è tornato, ma... Figo, però non figo quanto un Fatalis, che però forse effettivamente merita di stare in un gioco ancora più grosso e più ambizioso di Rise, perché alla fine Rise riproponeva quello che è stato Monster Hunter World, ma con l'aggiunta della cavalcatura che, da quanto ho visto l'attesa di Wilds, tornerà. Ma basta, vedi questa sta mossa già. Si faccia prendere, stupido elefante gigante. Io che mi triggero, perché la proboscide è l'unico punto bello e efficace che ha. Ecco. Si sposta, se ne va. Se è quasi assicurato che per il nuovo Monster Hunter o per i suoi DLC si giocheranno un qualche Fatalis, io spero che sia l'antico, quello bianco.
non il cremice, quello bianco. E se addirittura si giocassero tutti e due il cremice e quello bianco assieme? Troppo forse? È troppo ambizioso? Sto pretendendo troppo? Forse no, sapete. Perché in verità, ora che ci penso, i Monster Hunter World avevano riproposto ben due draghi neri, quindi Fatalis e Alapreon. Se ne riproponessero altri due in Wilds, la cosa ora che ci penso non mi stupirebbe. Quindi metti Fatalis bianco, chi ci mette a fianco? L'altro Fatalis o il Daimiralis, cioè questo altro quinto drago nero, chiamato così dalla community di Monster Hunter, drago nero, attenzione. Nella in volume ufficiale sarebbe mostri pericolosi, altamente pericolosi di prima classe. Cioè mostri pericolosi di prima classe, no, non ufficiale. E sono per l'appunto 5, non contando i mostri da tipo un paio di mostri da Monster Hunter Front, tipo il Dai su Fihoa! Che è una cosa peggio della Latreon, talmente potente che si inventa gli elementi. Di fronte assieme gli elementi che domina e fa il figo. Poi oltre a lui c'è un altro dragoneo che non ricordo, dimostrate Frontier. Però non contate la gente da Frontier. I mostri di prima classe, nei Monster Hunter principali in totale sono 5. Il primo è il Fatalis, poi è arrivato il Fatalis cremici con Monster Hunter Frontier, poi è uscito il Fatalis antico con Monster Hunter 2, poi in Monster Hunter 3 hanno fatto Alapreon e poi Daimiralis, che è un altro mostro mastodontico comunque, per intenderci. E poi per finire non si sono più inventati altri draghi neri. Anche se si affliggeva di Monster Hunter World, per me si meriterebbe il titolo, perché possiede il potere di incenerire tutte le creature viventi nel raggio d'azione del suo soffio dell'imperatore, così viene chiamato. Una mossa bellissima. Che è anche bello poetico questo attacco finale, perché fondamentalmente è un mega freddo di Bahamut, ma rimanda anche alla stella di Zaffiro, simbolo del gioco. Quindi è come se lui reincarnasse la simbolica stella di Zaffiro che viene citata spesso in Monster Hunter World. E quindi un dragone, per quel che mi riguarda, che tra l'altro ha il design pure di un drago classico come i Fatalis, che possiede il potere di incenerire qualsiasi essere vivente nella gravitazione del suo mega flare, tra virgolette, si meriterebbe il titolo di mostro pericoloso di prima classe. Nel mio cuore, Safigiva è il sesto dragoneo. E poi ragazzi, per nascere il Safigiva assorbe fondamentalmente l'energia bioorganica, tra virgolette, che viene ricavata dai cadaveri degli altri draghi anziani, che naturalmente viaggiano nel nuovo mondo verso la valle putrefatta per vivere i loro ultimi anni di vita. E lo Xenogiva e il Safigiva, nella forma ancora dell'uovo, li attirava non verso la valle putrefatta, ma verso la landa dei cristalli, per far sì che morissero là, di modo che lui potesse assorbire le forze necessarie dall'energia prodotta dai loro cadaveri, di modo da nascere. E già da cucciolo, quindi da Xenogiva, appena nato, c'ha una potenza devastante. E poi quando vedi la sua forma matura in Monster Hunter World Iceborne è una figata assurda, perché lo trovi in sta landa desolata, prosciugata da lui stesso. Perché, ripeto, è talmente potente il Safigiva
che si nutre dell'energia dell'ecosistema che lo circonda, quindi ovunque passi sta fisiva, c'è distruzione perché lui naturalmente prosciuga tutto. Forse è peggio del Fatalis. Però il Fatalis c'ha. Però se la batte con Fatalis, perché Fatalis invece si dice che è talmente potente che paghe, secondo le descrizioni delle sue armature e delle sue armi, che dopo un po' di tempo le persone che indossano le armature composte dalle sue parti, infatti se lo parlo mentre raggiungo il mostro che altrimenti qui. Il Lagercus sa anche che dei mai, ma fa paura anche sulla terra. Io non ho potuto fare altro che distrarlo e filarmela via. Tu pensi di poter fare di meglio, sì? Dicevo, tutte le descrizioni del Fatalis dicono che dopo un po' di tempo chi porta la sua armatura ad un certo punto sparisca, inghiottito dall'armatura, e fondamentalmente l'armatura si trasforma tipo in un'armatura demoniaca che si muove da sola, da cui dopo un po' di tempo nasce un nuovo Fatalis. Cosa? Poi dopo c'è quell'inquietante descrizione che il Fatalis ha la pelle che è composta dai cadaveri delle persone che hanno provato ad ucciderlo. Ma che cazzo? Cioè pura stregoneria attua il Fatalis praticamente. Il Fatalis Neo, quindi quello classico. Il puro Fatalis attua pura stregoneria, cioè... Ma crede... Fa pensare all'esistenza della magia in Monster Hunter, in Fatalis. Se davvero è in grado di nascere, di rinascere dalle armature delle persone. Perché finché non lo vedrò con i miei occhi in un gioco di Monster Hunter, questa cosa sarà solo mito. Tutto lore. Però se effettivamente vogliamo credere che sia vero, il Fatalis è in grado di usare la magia. Quindi, se il Fatalis riesce a controllare la magia, ammesso che la magia esiste in questo mondo, è ancora una volta un gradino sopra in strategia, che però se la batte. Perché, ripeto, magari il Fatalis conosce dei trucchi, tra virgolette, che ricordano la magia, ma in strategia si nutre di tutto ciò che lo circonda, inclusa l'essenza, cioè inclusa la fertilità della terra che lo circonda. Vaffanculo Lagercus, tu e queste strisciate del cazzo. Sei un figo, ma veramente. Sei scriptatissimo nella terra. Ecco, anche nello spintone sei scriptato come non so cosa. Sapete, non mi dispiacerebbe però di vedere pure il Lagercus in Monster Hunter Wilds, eh? Gammoth e Lagercus! E Fatalis antico. Ecco, questi sono i tre che voglio. Poi non sono l'unica a rivolere il Lagercus, in verità, ho letto che molti lo rivolgono. Madonna, mi sono salvata solo perché sono stata colpita dal fulmine. Oh, mi sto facendo colpire di continuo dai fulmini oggi, eh? Oh! Oh! Aspetta, signor, mi serve... Va bene che l'ho stordita, sono stata bravissima, però perfetto. La presa però, lo sapevo che mi prendeva, però dovevo evocare, però poi quando cazzo lo evocavo sto sciame. No, guarda tutti i massacri quando voglio. Quando voglio, infatti. Anche tu mi massacri quando vuoi. Me ne sono completamente sbattuta del...
Te lo attacco in avanti. Babba è andata, Madonna sta per andare KO, rischia a rischio. Così come sono a rischio di bestemmia io quando vai così sciame. Mamma mia, lo sciame cosa ho fatto. Madonna, ripigliati. Altra, ne vai, ti stai cagando sotto. Ti sto massacrando di botte, massacrando. Ti sto massacrando di mosse. Più che altro. Dai, vai, usato tutti i pezzi di mia fino all'ultimo. Non mi vedeva lo stesso, potevo evitare di fare sto salto da perla. Ok. No, l'ho presa lo stesso. Ah, mi prende poche. Curati poche. Visto, è servita molto la cura. Di solito quando l'arma mi scende al giallo ho imparato che sto arrivando alla fine praticamente. In queste missioni a 3 stelle. Quindi mi serve un attimo qua. A posto. Guarda Cristo, sto spintone quanto sta cazzo è scriptato. Raga, con un laser spotenziato deve essere un incubo. Ah. C'è una roba tipo in manzana in maniamano che dice ok, beh, l'ho visto che arrivava l'attacco, però lo potevo schivare se schivavo giusto. No, no, lui può anche schivare giusto, comunque l'attacco te lo becchi lo stesso. Spintore di merda. Poi dopo gli acquatici sono in opposito di sta roba, perché basta pensare a Pleasant. Sto ripetendo questo discorso perché mi sa che nel video tipo della scorsa settimana non si è sentito bene. Vai, mando la sola, mi qualcosa, grazie. No, come l'ho detto. Aspetta, signor Lager, questo non vorrei dire, ma qua stiamo tirando per le lunghe. Pensavo di aver finito io mezz'ora fa. Ecco fatto! Ale, sono a quante missioni? 7? Ho già fatto 7 mostri? Mi pare di sì. Per cagua, ma si è reso conto della mia esistenza e ha deciso di scappare via. Non ti facevo niente, tranquillo. Non è il tuo mio obiettivo oggi. Vabbè. Beh, è arrivato, si è accorto di me.
Al cazzo, dove scappiamo? Ha fatto proprio la scenetta. Penso che il prossimo sia lo Zinog nella lista. Mi pare di ricordare che qua c'è lo Zinog. No, bolla al chiaro di luna, caccia mezzuzione, poi che c'è il colpo di stato, calcio, poi c'è lo Zinove, poi c'è una cacciatona, un uragan, cacciatona, poi ci sono i draghi. Ok, quindi ho ancora tre mostri. Poi ci sono i draghi. No, erano 14 le cacce, ora che ci penso. Imituzione è una creatura meravigliosa. E come usa le bolle per catturare la sua preda? Ma devi fermarlo. Che succederebbe se qualcuno scivolasse su quelle bolle a buio? Prima la sicurezza, assolutamente. Il peggior incubo di tutti quanti. È come quando temi di camminare sul ghiaccio la sera. Giammai! Eccolo! Carissimo, devo ricordarmi un attimo perché ti ho definito il Leviathan più decente da affrontare rispetto all'agio più sagnato. Un attimo che devi ricordarmelo poi con i tuoi movimenti, perché veramente devo rivederti per capire perché mi piaci. I miei timpani! Forse mi batte il record del visitore più lungo, eh? Aia! Oh, l'ho evitato! L'ultima, avessi schivato meglio, l'avrei evitato! Attenzione! No, non abbandonare la missione! Metti in pausa, che è successo? Ho sentito qualcosa? Ma il telefono! Sono spaventato, c'è il telefono che ha vibrato. Mi serve l'estratto rosso. Già la minchia, ti odio. Già lo sento. Dai, adesso che fermo. Niente. Oh, ma... Oh, ce l'ho davanti. No, ce l'ho fatta. Certo che sono veramente una... Ma certo che sono una incoglionita, eh. Certo che in Mituzune l'unica parte che non devi toccare sono quelle fottute zampe, io punto a toccarle, ma sono veramente una incoglionita. Vai, piangi. Perfetto. Arriva attacco, ok. Una botta, grazie. Un attimo, ok, ritorna, ok.
cazzo, però se l'effetto delle polveri non mi durasse un minuto, mi dura un minuto l'effetto, un minuto. Madonna, mi riaprirò l'arma solo perché so che si è spostata molto, perché ho fatto molte volte tuc. Ecco fatto. Evito proprio che mi scenda al giallo per questa volta. Allora, comunque mi sono ricordata perché ho detto che il Vigilzone è 10 volte più decente da affrontare rispetto a Glavinus. E lui quando si butta, ecco, tipo adesso, che ha fatto la scivolata, l'attacco scivolata, tipo Glavinus è gnatto, lui c'ha un'animazione diversa del buttarsi in scivolata. C'ha qualche, c'ha tipo un centesimo di secondo di animazione in più a precedere l'attacco, sarà per quello? Che ti dà leggermente più tempo quando si butta? Che è più decente? Fatevi due domande e datevi una risposta. Poi lo spintone praticamente per lui non esiste. Meglio. Infatti non ce l'ho in mente il migliore che ti ha gli spintoni laterali. Fatemi due domande comunque, che lui c'ha l'attacco in scivolata, però è più sopportabile. Perché c'ha giusto un secondo in più che ti chiama l'attacco, per chiamarti la mossa. Ti chiama la mossa con giusto un centesimo in più, ma quel centesimo basta. Volevi, cazzo quanto l'ho odiato questo attacco il guys, perché non potevi fare il recupero con il sottofilo con sta mossa. Ah, ma da quando comunque te, cioè, hai sviluppato una pelle dura come il fego, domanda, cioè, c'è un Wyvern da qua, c'è un... C'è una creatura delle acque, cioè, sarà che la pelle è dura per poter scivolare bene sul suo sapore, comunque. Bello, ok, ho riscoperto perché dicevo che il Vigilzone è più decente da affrontare rispetto ad uno come l'Agercurs o Agnato, che hanno le stesse animazioni. L'ho riscoperto. Lui fa che lui attacca un scivolato in avanti, però lui, a parte il fatto che si muove in una maniera leggermente diversa, perché lui è la volpe che scivola sul sapone, ma poi c'ha un mezzo secondo in più quando ti sta preparando l'attacco. Cioè, c'ha, rispetto al Nagio Cusagnato, c'è un centesimo di secondo in più nell'animazione che precede l'inizio dell'attacco, che fa in modo che l'attacco sia schivabile. Al giocatore che realizza che sta per arrivare quell'attacco. Manca quella della Gekusagnato, Dio santo. Che quando si muove, c'è ogni nuovo movimento è simile per ogni cosa che fanno.
Cavolo, sono già le 11. Sono già le 11. Va bene che da un'ora e mezza che sono qua, però sono già le 11, pensavo di aver cominciato un po' presto invece. Allora, vai, colpo di stato! Caccia lo zinogre alle cime del bioso sempre. Forse sono troppo duro con me stesso. Non sono il primo cacciatore che ha sfidato uno zinogre sulle cime del bioso solo per diventare la sua preda. D'altra parte ci sarà un motivo se viene chiamato il cacciatore. Sì, perché è un cacciatore esattamente come te. E già cacciatore ci si comporta da rivale, quindi si dà il meglio di sé. E devi avere il mood giusto quando affronti un mostro, perché ogni mostro ha il suo stile, quindi devi sintonizzarti. Se non ti sintonizzi non combatti bene. Lo zinogre è un cazzuto e quindi anche te devi vedere di comportarti come di solito ci si comporta contro i nemici cazzuti, facendo il cazzuto a tua volta. Se il nemico fa lo stronzo, devi fare lo stronzo a tua volta, per questa è la mia filosofia, e poi dopo ognuno si comporta come vuole. Se vedi che tipo il mostro spamma, devi spammare, per quel che mi riguarda devi spammare anche te, perché se spamma non ti dà mai il tempo di agire, devi darci dentro anche te, perché allora dici ok, devo scatenarmi. Ok, e con lui ho già recuperato anche con lui i tre sferati. Bello sempre com'è, poi cammina per mezz'ora per studiarti, quando però gli sei dietro al culo, però va bene. Ma quanto belli i mostri, raga, di vostra, che sono tra i miei mostri preferiti, ora che ci penso. Cioè, lo zinogre invece davanti, vediamo, la mezzogiorno di quarta generazione. Cioè, poi dopo che c'è, il Black Hideous è un figo, cioè. Cioè, il zinogre e il Black Hideous sono tra i miei mostri preferiti in assoluto, entrambi sono di terza generazione. Poi dopo c'è anche gente dal 2 che non scherzi, tipo in Naga Fuga. Prossima esplode quando si carica di elettricità, devo segnarmelo. Ok, hai buttato giù un albero. Sì, guardami, guardami, nel frattempo guarda come ti massacra la coda! Ironicamente anche i mostri che sopporto meno sono quelli che provengono dalla prima generazione. Perché Gaffos e la Rathian hanno quei momenti in cui mi stanno veramente sulle scatole, e anche Uga pure non scherza. Però forse ci potrebbe stare che quelli che mi piacciono di più sono quelli più giovani, tra virgolette, con gli anni, mentre quelli più vecchi sono quelli che mi stanno più sulle scatole, perché effettivamente io non ho mai giocato al primo Monster Hunter, ma ci sta che il primissimo Monster Hunter, se messo al confronto con l'ultimissimo uscito, è indubbiamente macchinoso, quindi, cioè, e poi è del 2004 Monster Hunter il primo, cioè, quindi che i mostri siano abbastanza macchinosi, ma soprattutto con delle animazioni un po' meh, ci può stare per l'epoca, va bene. Bisogna considerare sempre che sono difficili da giudicare i primi mostri, perché prima di loro non c'era niente. Invece i mostri nuovi tipo Zinogre è facile giudicarli, perché già prima di loro c'è qualcuno. E quindi puoi giudicare rispetto a chi c'è prima se effettivamente sono meglio o peggio di quelli che sono venuti prima. Invece per il Gaffalos è difficile da giudicare, perché è il primo. Come lo puoi giudicare? Con chi lo mette a confronto?
È per quello, capito, che è difficile giudicare i primi. Il primo che è venuto è difficile da giudicare. Perché, perché di solito per giudicare metti a confronto con quello che è venuto prima. Ma cosa è venuto prima di Raffalos? Altri giochi? Ma Monster Hunter prima di Raffalos non esisteva. Quindi con cosa lo mette a confronto Raffalos? Non puoi metterlo a confronto. Ecco il grande dilemma che mi trattasse da tutta la vita su quando voglio mettere a confronto qualcosa con qualcosa che è con un gioco vecchio, per dire è meglio o peggio, cioè bisogna in questi casi per forza giudicare solamente il mostro per quello, cioè nel contesto che di una volta fondamentalmente. È come se io, cioè prendendo invece il campo, che ne so, il primissimo gioco della categoria dei Souls-like, quindi Demon Souls, lo lascio a giudicarlo. Con cosa sta cazzo lo metto a confronto? È il primo! Quindi al giorno d'oggi potremmo dire che quel gioco è macchinoso. Ma è il primo! Con cosa lo mettevi a confronto? Capito? Quando si tratta del primo, tu consideri solo l'esperienza in sé per sé dentro al gioco. Ti confronti con tutto quello che hai dentro al gioco, però non puoi prendere nessun altro elemento appartenente alla stessa famiglia, perché cioè non puoi mettere a confronto qualcuno della famiglia quando la famiglia è solo lui. Quindi, Gathos preso per quello che era all'epoca era sicuramente un qualcosa di avanti, perché giochi d'azione nel 2004, cioè io dico solo che, continuo a dire che Kingdom Hearts per l'epoca in cui è uscito mi pare ancora molto avanti, perché Kingdom Hearts pure del 2002 c'ha un sistema di combattimento che è bellissimo ancora oggi, quindi c'è alla faccia del moderno, alla faccia del contemporaneo, alla faccia coi tempi. Sicuramente anche il primissimo Monster Hunter è ancora giocabilissimo, però se tu sei abituato, diciamo che però se lo giochi tu sei abituato ai tipo la meccanica, la velocità, la fluidità di Monster Hunter World, devi un attimo lobotomizzare il tuo cervello, se applicare un processo mentale per cui ti devi far piacere un qualcosa che devi riconoscere che non è bello come quello a cui sei abituato, perché è stata la prima cosa che hanno fatto. E poi a un'altra epoca. E poi in quanto il primo, quando tu fai una cosa la prima volta, cioè tu programmi un gioco, tu sei un programmatore, programmi il tuo primissimo gioco, non hai modelli precedenti di cose che tu hai già fatto prima per dire questa volta lo faccio meglio, lo fai come ti esce, come hai deciso di farlo, e poi in base a quello che pensa la critica decidi di migliorare. Dunque, secondo questo ragionamento, il Raffalos non è giudicabile messo nel gioco in cui stava. Perché come minimo tutti erano così nel primo Monster Hunter, tutti i mostri erano così, che non ti chiamavano per dire che non ti chiamavano all'attacco in corsa. Come minimo me lo immagino, tutti quanti i giochi, i mostri del primo Monster Hunter come minimo non ti chiamavano le corse quando le facevano, quindi no, è impossibile da giudicare. Quando hanno incominciato ad uscire i nuovi Monster Hunter con nuovi mostri che si muovevano un po' meglio, tipo anche solo il Tigrex e il Nargacuga, ecco lì il Raffalos, che ha sempre mantenuto le sue stesse movenze, eccetera, diventando leggermente più fluido di gioco in gioco, lì si è percepito che effettivamente il Raffalos è un mostro che, per quelle che sono le sue movenze, stava invecchiando male. Infatti in World e in Guys hanno migliorato ben tantissimo i suoi movimenti, tant'è che World e Guys sono gli unici giochi dove trovo il Raffalos e la Raffalos godibili. Perché
va bene che abbiamo detto, adesso ho spiegato che quando si tratta del primo titolo lo può giudicare, può giudicarlo solo quando stanno uscendo già altri titoli. E quando per appunto escono altri titoli ti rendi conto che quella cosa sta invecchiando male, è bene migliorarla, modernizzarla ancora di più, pur mantenendo il suo schema di combattimento. Infatti cosa hanno fatto con Rathalos, pensando solo come ai World, hanno migliorato nettamente i suoi movimenti. Io sono contentissima di questo. Qui maestro di stile, qualcosa di nuovo per me dopo lo Zidane, che cos'è? Lo Shame 2! Vado assolutamente subito a metterlo! C'era da aspettarselo che me lo regalassi dopo lo Zinog, che è il maestro del, è il domatore di insetti per eccellenza. Allora, combina, gestisci di sta combinazione, dov'è che stava? Cambia stile, allora, ecco, no, centro scorte, cambia stile arte. Allora, qui c'è lo sciame 1, eccolo qua. Richiama lo sciame di insetti che si dispone intorno a te attaccato a chiunque prova ad avvicinarsi. La reazione degli insetti sarà più violenta, vai. Voglio assolutamente vedere se spamma di più come me lo immagino, o se addirittura tipo ora c'ho due sciame attorno a me e non più uno. Oppure semplicemente ha sempre la solita animazione, ma però i danni calcolati sono più alti. Parla di città che non si fa per tornare a cacciatore, vai, la furia del vulcano, caccia un uragan e poi si passa al primo drago. Al primo drago che ho visto essere il Kushada ora, che il Kushada ora anche lui, ecco, parlando di mostri invecchiati male, il Kushada ora è invecchiato malissimo. Non leggere oltre a meno che tu non sia un cacciatore che ama vivere pericolosamente. Sei ancora qui? Ok, allora recati al vulcano, c'è qualcosa che ti aspetta. Il Kushada, oh, ragazzi, è il drago che secondo tutti quanti è invecchiato malissimo, fino a quando i Monster Hunter Rise non hanno avuto la brillante idea di togliere l'unico attacco che lo rendeva insopportabile, ossia il fottuto tornado che resta sul posto. Il Monster Hunter World lo aveva mantenuto nonostante avessero migliorato nettamente i suoi movimenti, però quel tornado era una rottura di coglione. E già lo so che lo spammerà anche qua, perché se in World ne spammava anche fino a 4 sul posto, figuriamoci qui nei giochi di vecchia gen come siamo messi. Il Kushada ora è un altro di quei mostri invecchiato malissimo che poi hanno avuto la brillante idea di svecchiare, togliendo quell'unico attacco che lo aveva fatto invecchiare malissimo, ossia il tornado che staziale, tipo il tornado che stava sul posto, sostituendolo con dei tornadi molteplici molto più fighi che si muovono sul posto e che comunque ti rompono i coglioni, perché se ti beccano ti fanno un male cane, ma che sono molto più godibili di un tornado che sta fermo sul posto e che fondamentalmente ti taglia via un pezzo della mappa. Una gran rottura di scatole col tornado. Proprio bello sapere che dopo me lo ritroverò ancora sicuramente, perché lo spammerà. Sì, perché però penso che dopo lui ha agganciato a tempo per fare un'altra caccia. Ale, leva tipo che... Guarda, mi sono fatta, guarda, treno in terreno, ma va bene, l'importante è che non mi sono fatta prendere dalla mentata. Quel sonnifero però, uragan, cioè. Parlando invece di mostri che invece erano già avanti con i movimenti, di conseguenza quando li hanno reinseriti in Iceborne non hanno avuto troppi problemi, non hanno dovuto modificarli troppo. Ginocre e Brachydios sono praticamente identici a come sono qua nei giochi di vecchia generazione, non è cambiato niente, sono leggermente più fluidi nei movimenti perché PS4, il motore della PS4 è bello potente. Ma se pensa Ginocre e Brachydios erano godibili già da prima. Non è cambiato un cazzo però nelle loro movenze eccetera. Ecco, quello sono un caso di mostri che avevano già capito
come programmarli al meglio. Perché è per quel che mi riguarda, quando un mostro resiste all'invecchiamento, vuol dire che è un mostro che già di per sé è stato creato bene. Se un qualcosa resiste all'invecchiamento, vuol dire che è invecchiata bene. Vai, fammi vedere sto sciame di livello 2. È giallo. È giallo. Vediamo un po'. Aia. È più veloce anche nel tirare le botte. Fa più danni a mitraglietta questo sciame. E io mi sto facendo colpire di continuo, però sono proprio un incurio. L'effetto è sempre di 2 minuti, però se solo riuscissi ad avvicinarmi, Dio benedetto! Ecco, sapete un'altra cosa che ho durato tantissimo e che sono riuscito a svecchiare in Monster Hunter World? Guardate, dopo aver giocato, aver scoperto come funziona questo Monster Hunter, il fatto che hanno svecchiato pure la dinamica per dire del falcione insetto, che a me piace tanto. In Monster Hunter World, infatti, che ho giocato prima di Monster Hunter questo, Monster Hunter Generations Ultimate, là, sapete che quando tu lanci il Link insetto, puoi prendere la mia. Qua invece il chinsetto, quando lo lanci, va dritto dove il tuo personaggio sta puntando con la faccia. Ecco, questa è un'altra roba che hanno svecchiato in Monster Hunter World. Ok, bello, ho visto lo sciame, è riuscito a buttare a quasi per conto suo l'Uragan. Io come un deficiente mi sto facendo prendere di continuo. Insomma, tante robe quindi hanno svecchiato con Monster Hunter World. Tante non le hanno svecchiate perché hanno già invecchiate bene. Altre cose, Shadow in primis, hanno invecchiate male, sono rimaste invecchiate male, perché il miglioramento della fluidità dei movimenti non è bastato a svecchiare. Nel caso di Daora. Se ne sono resi conto fortunatamente in Guys. Infatti quando ho affrontato, cioè quando ho affrontato il Daora per la prima volta in Monster Hunter Rise e mi sono detto è stato divertente, non stavo credendo a me stessa. Davvero ho detto che è stata divertente una battaglia contro il Kushala? Poi ho riflettuto su cos'è che mi aveva reso godibile il combattimento. Cazzo, non ha mai chiamato i tornado. Sono stati sostituiti da quei tornadini che lanciava in giro per la mappa. Vabbè, tanto la faccia non te la colpisco mai. Di che colore sarà l'ultimo sciame a questo punto? Viola? O verde? Ah! Mi pare che stia zoppicando, mi pare che stava zoppicando. Forse lo sciame 2, oltre a mitragliare, davvero fa più danni, più forte di quel che pensassi. No, comunque non sta zoppicando, sta andando a mangiare terra. Perché l'uragan mangia terra. Vai, fammi vedere bene sto sciame che sta mangiando.
L'effetto rinfrescante. Sì, questo sciame è molto più cattivo, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Questo mi piace un po' meno. Ok. Forse dura poi leggermente di più nella durata rispetto al quello precedente. Mamma mia, ragazzi, è cattivissimo. Minchia, ragazzi, è cattivo sto sciame. È cattivissimo. È più veloce a tirare i colpi e poi fa anche più danni. È cattivissimo. Cioè, adesso l'ho ucciso solo a suon di colpi. Solo a suon di colpi dello sciame. Perché praticamente lo sciame c'ha questa cosa bellissima che, da quanto ho capito, fa danni uguali ovunque al mostro. Quindi se tipo è programmato che di base fa 100 danni alla volta, fa 100 danni alla volta. Raga, non vedo l'ora di sbloccare, non vedo l'ora di sbloccare l'ultima versione, che la sblocco con una missione a 7 stelle sempre qui nella base di caccia. Quindi entro la terza stagione, ragazzi, farò lo sciame di... terzo, lo sciame terzo. Ok, sono 1:51. Voglio vedere che usciamo da ora, quindi adesso... arriverò a toccare le 2 ore abbondanti. Beh, sono comunque lieta di essere riuscita a fare comunque questo... già ho fatto 10 mostri comunque. Sono contenta, sì. Forse voi vedete leggermente meno di 1 ora e 51 minuti sul minutaggio, perché magari ho fatto diversi tagli tra dei minuti in cui cercavo i mostri o ho andato avanti veloce. Comunque sappiate che qua sono 1 ora e 51 di registrazione. Sto per toccare le 2 ore che mi ho ripromessa di registrare al massimo. Sono contenta, figlia di me. Non la passo niente di nuovo, perfetto. Mangia qui, riso gourmet. E chiudiamo questa puntata nel modo peggiore possibile, ossia affrontando il drago peggiore di tutti. Non l'ho mai provato in cucinato ora. I draghi non li ho mai provati in sto gioco. Allora, questo è il paradiso. Questo è ok, cacciatona, 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 vai. Il dittatore ghiacciato uccide un cucinato ora o mettilo in fuga entro 35 minuti. Al Monte Artico. La cosa triste è che è anche fighissimo da vedere il cucciato. Oh, peccato che c'è questa cosa dei tornado che sicuramente mi farà. L'ho visto! Non ho alcun dubbio! 2 alinee in un tubile di neve e un attimo dopo una affica di vento stava per scavettarmi via dalla montagna! Credimi, quel mostro è inavvicinabile! Te lo do io l'inavvicinabile. Allora, solo 35 minuti, ce la posso fare. Ripeto, io il cucciato non l'ho mai provato in sto gioco. Molti mostri ho provato, li ho provati quasi tutti. Lui è uno dei pochi che non ho è uno dei pochi che non ho mai provato. Quindi non so com'è il cusciato ora delle vecchie generazioni. So com'è il World. Quindi ho già un'idea del fatto che mi spammerà il tornado del cazzo. Come sia qua non ne ho idea. Spero soltanto che la mia acutezza verde vasti, perché in quanto drago d'acciaio, come dice il suo titolo, è bello resistente. È difficile ferirgli anche la testa, quindi figuriamoci. Presuppongo stia o alla 8 o alla 6. Nessuno mi arriverà nelle aree non bianche, quindi o 7 o 8 o 6. Per forza, una di queste tre. Non è qua, ma scommetto che è la 8 in cima, proprio in cima al monte. Vado ad ascoltare il vento i soffi sulle scaglie. È qui? Sì, eccolo! Ah, proprio quando si muove fa lo stesso suono che fa tipo il cavaliere di Demon's Souls, cioè
Simone che veramente sembra fatto di ferro e basta. Allora, buongiorno a lei, Cuscia Adora. La sua musica è sempre bellissima. Ecco, il problema grave è quando comincia a venire avvolto dai venti. Diventa intoccabile sul corpo quando, ecco, cominciamo ad esserci venti. Che fastidio. Devo colpire a mirare la testa. Ecco. Madonna, già mi stai sui coglioni. Quando hai venti, non posso più colpirlo sul torace. O lo colpisco in testa o sulla coda. Ah, quindi è così che chiami tornado qui? Raga, io sono stata respinta 3 volte dal vento in questo momento. Devo colpirlo solo in testa. Ok. Allora, già notando il fatto che ha aspettato non acqua. Ok, allora. Mi pare di aver notato che forse in questo gioco fa un tornado alla volta, attenzione. Sarà per il fatto che sono in basso grado, Magari in alto grado si concede pure 2 tornado alla volta. Devo colpirlo per forza in testa. Ok, il vento è diventato nero. A lei non ti piacciono le botte in testa, ti ho spento, tra virgolette. Non ti piacciono le botte. Il suo concetto non mi stordisce di tanto, perché altro il problema è che... Aia. Il problema è che c'ha sto vento di merda che non posso avvicinare al torace. Ok, le ali sono intoccabili. Raga, credo di ucciderlo entro un quarto d'ora, perché l'idea è che c'hanno un po' più di vita rispetto ai mostri normali, però sono comunque in basso grado, tutti i mostri li ho uccisi in 10 minuti neanche, quindi forse lui in un quarto d'ora fosse morto. Senti la furia dello sciame! Sul tuo ferro! Sulla tua pelle di ferro! Anche se io non posso colpirti, il mio sciame può al posto mio. Aia. Dai, picchialo sciame, picchialo. Picchia quel vento, picchialo. Povera mandorla. Poi ha un cecchino, cazzo, da ora. Perfetto, le ha sentite. La camma qui adesso dura poco. Ma che mi spara, carissimo. Non le piace. Se ne va, infatti. Non le piace, se ne va. Ok, qui intanto anche lo sciano sta per andarsene. Ha fatto la sua sporca figura. Ah, lo uccido questo, altro che io lo ammazzo. Volevi. Dai, finché non c'ho il vento sul torace posso colpirlo come non detto. Mica addirittura subito il vento scuro. Subito, è incazzato. È incazzato, non gli è piaciuta. Un attimo, che mi fai? Che è successo?
Qualcuno ha sfasciato le ali? Si sono sfasciate le ali! Si sono sfasciate le ali, si gighi signor Dorsi, grazie. Gentilissimo, peccato che io non riesco a coprire la testa. Potrei sparargli sulla testa, però è troppo complicato. Madonna, mi ha buttato direttamente a terra, che è fortissimo sto vento. Adesso sono veramente limitato alla testa. Che tra l'altro è il punto da ora che richiede più danni per essere distrutto. Cioè, in tutti i draghi in verità è così, eh. Sto malus da ghiaccio. Ha pure l'effetto del rinfrescante, è svanito. Sì, l'effetto rinfrescante, l'effetto riscaldante. Presto, bevi qua, perfetto. Cioè, già c'ho il mouse da ghiaccio perennemente addosso, ma pure la resistenza che diminuisce anche no, eh. Vai, monta! Ruggisce come un'aquila, c'ha il verso che dei rapaci. Ruggisce come i rapaci, c'ha lo stesso verso. E il verso del dinosauro della giostra che becchi di solito al supermercato. Coi dinosauri. Questo è un riferimento che solo io posso capire perché non solo capirà mai. Minchia se non gli piace quello che gli sto tirando! Minchia se non gli è piaciuta! Minchia se non gli è piaciuta! Il capo va sul serio, sì? Ma lo spam no, eh? No che mi sto divertendo, no perché mi sto divertendo visto che non stai spammando. Guardalo come scappa. Credo vada alla 3. No, va alla 8. Raga, mi sto divertendo solamente perché ha spammato l'attacco del tornado una volta sola, rendetevi conto. Cioè, il Daora l'unico problema che ha è quello. Il tornado che sta fermo sul posto. Solo quello è il suo problema. Infatti, cioè, il gas è godibile sempre perché l'hanno tolto. Adesso quello non sto spammando perché sono in basso grado e quindi mi usa... Si gioca lo schema più scraus di tutti. Ma ti sto appiccicando. Il mio sciame ti picchia al posto mio. Cadi a terra, perfetto. Si sta giocando lo schema più scarso che ha perché sono in basso grado. Scommetto tutto che però quando arriverà all'alto grado spammerà già tipo due tornado alla volta. Ed ecco fatto, ecco Shadow, l'abbiamo visto. Solo perché non ha spammato il tornado, eh. Però rendetevi conto, ragazzi, rendetevi conto. Il Kushadawa ha l'unica pecca effettiva grossa che dovrebbe avere. Sarebbe quella del vento che gli soffia sul torace, costringendoti a colpirlo alla testa. Infatti quella roba l'ha tenuta il Monster Hunter Guys. L'ha mantenuta fino alla fine.
L'unica cosa che ho tolto era la cosa che effettivamente stava sui coglioni a tutti quanti i giocatori, ossia il tornado fisso che adesso si è giocato una volta sola perché siamo in basso grado, attenzione. Scommetto tutto che nell'alto grado e soprattutto nel grado G mi spammerà anche 3-4 tornado alla volta, perché io ho ancora impresso nella testa come il World spammava di continuo quei tornado di merda, al punto che spesso mi ritrovavo con perennemente 2 ma anche 3 tornado alla volta nella zona in cui stavo combattendo il dragone. Un incubo. Mi spammerà anche qua, questo è stato un assaggino. Un assaggino con cui, ora che ho detto assaggino, mi è venuta fame, ma d'altronde è praticamente ora di pranzo, quindi vado a mangiare. E vi saluto perché finalmente siamo arrivati a 2 ore abbondanti di video e io effettivamente sono anche abbastanza cotta. Non ho letto la descrizione degli oggetti del cuscino da ora, avrei dovuto perché è la prima volta che lo giocavo, però chi se ne frega, è ovviamente più lungo, grazie al cavolo, è il primo che ho affrontato. Nel frattempo, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso in cui potete mi altro di essere perso qualche cosa, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link alla playlist completo su questo gameplay, il link al mio profilo Instagram. Per concludere la sezione community, intanto esce qualche nuovo post. Detto questo, la prossima volta continuiamo la caccia ai draghi anziani. Devo vedere ancora il Teostro e il Camereos con i loro schemi più scarsi, si intende. E poi di nuovo lo Shagaru Magara. Lo Shagaru Magara non può mancare. E poi comincio il cacciatone. Nel frattempo noi ci vediamo alla prossima. Salva. Thank you.